Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro Handyman. Quest'oggi ci occuperemo di macchinetta per caffè espresso Lavazza a modo mio, che perde acqua e non riesce a forare la capsula. Come già fatto vedere in vari altri video sulla riparazione di macchinette per il caffè, sono sufficienti di solito cacciaviti o pinze per riuscire a smontare e a rimontare la macchina. Molte volte in questi casi si tratta di operazioni non esattamente semplici, ma ovviamente dipende dal tipo di problema al cui siamo di fronte. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, oggi ragazzi aggiusteremo questa macchinetta qua. Bene, andiamo a smontare e controlliamo nel dettaglio il problema. Allora, questa macchinetta era già stata parzialmente smontata, comunque dovete semplicemente togliere le viti qua sotto. Dopodiché con un cacciavite andiamo a fare un po' di leva nelle plastiche. E la scocca si toglie facilmente. In questo caso non è necessario togliere il supporto del serbatoio, possiamo lasciarlo qua. Allora, qua come potete vedere qualcuno ci ha già messo le mani, infatti queste viti non sono esattamente le sue. Comunque facciamo un primo test con l'acqua per vedere da dove perde. Ok, abbiamo riempito con un po' d'acqua. Accendiamo la macchinetta ed ora facciamo questo test. Mettiamo la vaschetta trasparente, il nostro bicchiere per fare fuoriuscire l'acqua che andrebbe a fare il caffè e verifichiamo se nella vaschetta trasparente troveremo acqua o no. Verifichiamo, vedete che si è riempita d'acqua, quindi vuol dire che c'è una grossa perdita in uno dei due circuiti. Questi sono i due circuiti. Uno è il circuito che proviene dalla caldaia che va ad alimentare il caffè, questo invece è il circuito di comando del pistone di foratura. Quindi anche in questo caso, come nel video precedente che vi metto linkato sullo schermo, andremo a staccare questo circuito, lo andremo a bypassare all'interno del bicchiere e teoricamente non deve esserci perdita dall'altro circuito. Se dall'altro circuito c'è una perdita, vuol dire che la perdita è nel pistone. In più, durante la fase di rientro ho notato che il pistone è molto lento, quindi sicuramente ha comunque bisogno di una sistemata. Allora andiamo a pulire bene la vaschetta, in quanto per il test serve che sia pulita. Dopodiché andiamo a togliere questa clip e andiamo a scollegare il tubo. Bene, ora che abbiamo deviato questo circuito all'interno del bicchiere, andiamo ad attivare il pistone e verifichiamo se perde. Ottimo, non c'è nessuna perdita, quindi vuol dire che la perdita viene da un'altra parte. Allora, per qualche strano motivo la valvola di non ritorno che ci dovrebbe essere qua dentro non c'è. Il vapore in eccesso viene ovviamente non trattenuto. Comunque, in ogni caso, proviamo a smontare il pistone per vedere com'è messo sotto. Allora, il pistone ha bisogno ovviamente di una ripulita, questo non è un problema. Dopodiché andremo a togliere questo mastice qua e andremo a rimontare il tutto. Unica cosa importante è trovare la sua valvola di non ritorno, altrimenti è praticamente impossibile farla funzionare. Bene, una volta ripulito il pistone andiamo a rimontare il tutto sulla scocca.
Mettiamo un po' di pasta sigillante per garantire la chiusura ermetica della piastra superiore. Allora, abbiamo riscontrato un nuovo problema. Il problema riscontrato è che il pistone non riesce a forare la capsula del tutto, come vedete sotto non l'ha forata. Ma ho notato anche un altro problema. Vi ricordate il pistone che rientra troppo lentamente? Guardate. Allora, se avete guardato bene, una volta che abbiamo finito di fare il caffè e l'elettrovalvola non è ancora stata azionata, il pistone dovrebbe rimanere in sede, ma abbiamo visto che ha avuto un piccolo rientro, quindi vuol dire che c'è una perdita di pressione da qualche parte. E potrebbe giustificare il fatto che non è riuscito a forare la capsula. Ma vi faccio vedere un'altra cosa. C'è un difetto durante lo scarico. Questa elettrovalvola qua cosa deve fare? Deve andare a scaricare la pressione che c'è nel circuito del pistone di foratura, quindi le tremole di contrasto vincono la pressione in quanto l'elettrovalvola apre lo scarico dell'acqua, la quale ritorna nel serbatoio. Ma come avete visto non esce niente, quindi l'unica cosa da fare è smontare il gruppo elettrovalvola e capire cosa c'è che non va. Allora, ho fatto questa semplice prova. Ho scollegato il tubo di scarico dal manicotto sotto al serbatoio e vediamo cosa succede. Ottimo, vediamo che ora scarica l'acqua e il pistone rientra correttamente. Allora facciamo un tentativo, se riesce a forare la capsula. Purtroppo non ha avuto abbastanza forza da forare la capsula. Allora, vi mostro un difetto che ho notato. Dunque, quando il pistone comincerà a scendere, noterete che l'acqua di irrigazione caffè uscirà subito, cosa che non va bene. Ora invece vi metto un funzionamento corretto. Allora, questo secondo me significa una cosa. Vuol dire che nel circuito di pressione comando pistone c'è una perdita e entra aria. In più vuol dire che la pressione arriva subito anche nel circuito di immissione acqua per caffè. Probabilmente qua dentro c'è una valvola che serve appunto a questo scopo qua. Quindi andiamo a smontarla e verifichiamo lo stato. Allora, questa è la valvola di pressione. Proviamo a fare una cosa, proviamo a allungare un po' la molla in modo da aumentare il carico alla valvola. In più ho notato una cosa interessante in fondo alla valvola. Oramai l'ho pulita già un po', ma era piena di calcare. Andiamo piano piano a pulire la valvola. Riproviamo.
Allora, siamo pronti per il test. Vediamo se la sistemazione della valvola ha avuto successo. Perfetto, la macchina ora funziona. Come vedete il pistone rimane giù e dopodiché il pistone ritorna su. Quindi l'infiltrazione d'aria è stata risolta. Ora proviamo con la nostra capsula da caffè se riusciamo a far uscire qualcosa. Proviamo. E voilà, finalmente il nostro caffè è uscito e come vedete è riuscito a forare la capsula. Benissimo, il prossimo test è verificare se perde acqua. Allora, come avete visto, sono riuscito a trovare un ricambio per la valvolina, sono riuscito a togliere il blocco di calcare che si era formato qua e abbiamo pulito la valvola di pressione. Quindi andiamo a verificare ora come eroga il caffè. Allora, perfetto, come avete visto il pistone scende, dopodiché viene erogato il caffè. Una volta fermata l'erogazione, il caffè si interrompe, il pistone resta fermo per qualche secondo e dopodiché rientra. Qua ho una capsula la quale è stata utilizzata per qualche test. Facciamo finalmente un test per verificare se nella vaschetta rimane acqua oppure no. Allora, mettiamo la nostra vaschetta asciutta. Mettiamo la capsula per il test e proviamo a fare il nostro caffè. Direi che questa piccola goccia d'acqua è ampiamente tollerabile. Ottimo, quindi il pistone fora correttamente la capsula, il pistone rientra, il caffè è stato erogato, quindi ci resta solo che rimontare il tutto. Quindi alla fine che cosa aveva questa macchina? Prima di tutto c'era la valvola di non ritorno qua sulla testa che era mancante. Secondo, il tubo di scarico dell'acqua del pistone era otturato. E terzo, questa valvola era intasata di calcare. Rimontiamo il tutto. Mi raccomando, per avvitare queste viti sto utilizzando una Torx T10. E voilà! Gustiamoci adesso il nostro caffè. Eccoci finalmente al test finale. So good. Controlliamo se ha perso acqua.
Direi che siamo perfetti, ragazzi. Quindi finalmente anche questa macchinetta è stata riparata. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video iscriviti al canale. Qua di fianco c'è la mia Mocona Bialetti, con la quale ho fatto un altro interessantissimo tutorial, e ti metto il link qua sullo schermo. Quindi ciao e al prossimo tutorial.